Per usare. Ciao amici, io adoro i pancakes, ma c'è un problema. Scusa, quale problema? Perfino io, pigrona come sono, me li faccio. Il problema per me è che farli senza glutine non è semplice. Per chi mi segue da poco, io non mangio glutine perché sono intollerante e mi fa male. Ho provato diverse ricette, ma il risultato è sempre un po' instabile. Diciamo che la percentuale di successo è 2 su 3. Però ho trovato la soluzione e già che c'ero l'ho resa ancora più facile e veloce della ricetta tradizionale. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Per la ricetta di oggi usiamo l'avena istantanea della Foodspring, che gentilmente sponsorizza anche questo video. Ecco gli ingredienti dei miei pancake light e amici della massa magra. Una tazza di avena istantanea Foodspring, una tazza di latte di riso o del latte vegetale che preferite, un cucchiaino di sciroppo d'acero, una banana bella matura, un quarto di cucchiaino di sale. Se li volete un po' più gonfi e cicciottelli, potete mettere un cucchiaino di lievito. Io non l'ho messo perché comunque è opzionale. Come avete visto, io ho preso una banana vera, bella matura, presa dal mio cesto della frutta e non una banana finta come fanno in tante ricette che poi non mangia nessuno. Potrebbe capitare che le quantità di avena e di latte vegetale vadano un po' aggiustate. Vedete di mantenere l'impasto cremoso ma non troppo denso. Ed ecco il mio trucco segreto. Io metto tutto nel frullatore, piccolo e apposta, così ci pensa lui a fare un bel impasto liscio liscio senza grumi. Mentre Simona si dà aria da gran cuoca, cioè i miei pancake sono molto meglio, io vi ricordo, iscrivetevi al canale per seguire nuovi video ogni giorno. E ci sono anch'io, cliccate sulla campanella così YouTube vi avvisa. Guarda che ti ho sentito, sai? Ora vado a cuocere i pancakes nel modo classico, come ho spiegato in questo video. Oh, non vedo l'ora di assaggiare i tuoi pancakes. E dire che sono meglio i miei. Voi intanto amici usate il codice sconto Vignali piccolo YT grande per risparmiare il 15% sugli acquisti dal sito Foodspring. Ecco qua i miei pancakes più veloci del West e sono anche golosi, parola mia. Ma è per me? Hai detto che i tuoi sono meglio, questi ce li finiamo io e Squaletto. Sono leggeri e in più l'avena è nutriente e mineralizzante. L'avena è ricca di calorie, è vero, ma sono calorie buone perché saziano a lungo e le sue fibre sono amiche dell'intestino e regolano la glicemia. Questi pancakes nutrono la massa magra e non la massa grassa. Quindi sono adatti sia a chi vuole controllare il peso e fare brucia grassi, sia a chi vuole aumentare la massa muscolare. Basta regolarsi con le quantità e con i contorni. I ripieni, i condimenti. Per esempio, per una colazione, uno spuntino sano, si possono usare i frutti rossi, che sono pieni di antiossidanti, e magari un po' di formaggio cremoso, anche vegano, per avere la parte grassa. Beh, se hanno tutti questi benefici, vabbè, scusami, dai, ma adesso mi dai pancakes? Sì, ma fai in fretta perché li ho lasciati in custodia a Squaletto e non mi sembrava molto affidabile. Prima di salutarci amici, ci tengo a dire che l'avena è un cibo eccezionale. Uno o due di questi pancakes con un contorno light possono essere una colazione molto bilanciata, ottima per chi vuole stare in forma e regolare il grasso corporeo. Volete mettere su muscoli forti e sani? Abbinateli a uno shake proteico e spalmateli con le creme proteiche gusto cocco o cioccolato, tutto by Foodspring. Invece, per il mio amico Davide e a tutti gli amici che mi hanno chiesto una ricetta di dolce ingrassante, consiglio di mangiarne 4 o 5 belli spalmati di marmellata Foodspring in abbondanza.
Insomma, questi pancakes sono perfetti per tutte le situazioni. Bene amici, adesso condividete questo video e condividete lo sconto, perché come dico sempre, anche risparmiare fa bene alla salute. E noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo, ma sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Oh, non vedo l'ora di assaggiare i tuoi pancakes!